A oltre 1.000 giorni dall'alluvione del 2011, a 60 da quella del 7 ottobre e a 7 giorni dall'ultima, dicono gli aderenti al Comitato Terre Ioniche, non abbiamo avuto quasi niente. Mentre per l'alluvione della Sardegna in sole 48 ore il governo ha stanziato 126 milioni di euro. La rabbia traspare dai volti delle vittime dell'alluvione, sfiduciati per essere considerati dallo Stato cittadini di serie B. Il Comitato Terre Ioniche annuncia le prossime iniziative al Governo nazionale per chiedere la messa in sicurezza dei territori, una legge chiara sulle alluvioni nella quale non ci siano più discrezionalità lasciate alla politica e si lasci finalmente il sistema dell'emergenza. Nei prossimi giorni sarà organizzata una grande mobilitazione unitaria dei cittadini pugliesi e lucani, nella quale si invitano a partecipare politici, sindaci, forze sociali e sindacali per ottenere considerazione e risposte. Giovedì una delegazione sarà a Roma per l'incontro di tutti i coordinamenti dei comitati regionali con le forze politiche.